Ragazzi, questo è il Red post video. Sto molto lontano dalla videocamera perché non voglio che notiate determinati particolari del mio fisico. E il video è molto molto bello, ma soprattutto molto molto dispendioso. Quindi vi invito a lasciare un like sulla fiducia, tanto poi al massimo lo togliete, e condividerlo con i vostri amici. Se questo video arriva a tanti like, lo lascio scegliere a voi, quindi lasciate quel like. Ne faremo un altro a breve tempo, senza lasciare passare un anno. E non vi rubo ulteriore tempo, vi lascio al video, divertitevi. Ciao ragazzi, io sono Red e siamo qui oggi ritornati. Prima di dirvi cosa faremo oggi, vorrei far entrare l'ospite eccezionale che c'è sempre in questi incredibili video. Ciao ragazzi, sono War, il Telonius di questo video. Questo video vedrete Fox diventare vittima, letteralmente vittima, lui e il suo tattico interceptor, di esplosioni, danni fisici permanenti e successivamente dei paramedici che ci stanno aspettando lì davanti. Io direi di cambiare tono a questa intro. Ok. Gli esplosivi che utilizzeremo li attaccherò direttamente su questo tattico e me li farò saltare in aria addosso. Non fatelo a casa, questi si stanno consumando, quindi partiamo. Come già detto, mi farò saltare addosso tutte le varie granate, voi lo vedrete da questo punto di vista. Ci siamo premuniti e abbiamo tutta della gente che terrà noi al sicuro. Man mano che andremo a far detonare i vari ordigni, ci sarà una piccola clip di War che vi spiegherà che cos'è che stiamo andando ad utilizzare. La prima fase, quella forse meno grave, sarà con le granate da lancio 40 mm. Ovviamente verranno sparate grazie al nostro M79, il mio M79, ma ci sarà un upgrade rispetto all'anno scorso. Questa volta non useremo il gas, ma useremo il CO2 con un lanciatore tutto nuovo, freschissimo di casa Tajin e con molta, molta più potenza. Le granate saranno in ordine: la dummy, paragonabile a un pugno nello stomaco fuori dalla discoteca; la fumogena, perché dopo il pugno in discoteca ci si fa anche una mannacanwe; la macchiante, perché sul nero risalta; e ultima, l'esplosiva flashbang, perché le protezioni essenziali per questo video saranno cuffie da poligono per l'udito, perché le granate detonate qua vi fa partire i timpani; mascherone ventilato, non interessavo a nessuno finché non ho messo la maschera, per evitare i pallini che vengano da sotto, in aiuto con la sciarpa, perché le granate, ripeto, sul petto detoneranno così, ok? Quindi la sciarpa è necessaria. Questo tattico dispone già di un'imbottitura antischegge sul collo, anche se non si vede quasi una haggis. La sciarpa però era necessaria aggiungerla. Io direi di partire. La dummy caricata a CO2. Potenza d'uscita potrebbe essere prossima ai 2 joule, calibro 36 mm. Let's go. Easy. Io mi sento male per te. Male per te. Allora, come impatto è un pugno molto forte in mezzo al petto. Proviamo a fare un test. Ma perché mi devo beccare? L'ho già dato. Superato i primi 5 secondi, è sopportabile. Ho visto la sua faccia, ho visto il rinculo del lanciagranate. Noi eravamo tipo a 2 metri, se neanche. Banda alle ciance. Passiamo alla seconda granata. Granata fumogena con 4 secondi e mezzo di ritardo, ok? L'impatto dovrà essere simile, ma l'effetto successivo diverso. Ready? Esplode di fianco alla mia macchina. Scusa, ma che cosa c'è di fumogeno in questa? Ti ho detto guarda come flexo. Beh, è il momento di iniziare a sporcare questo tattico. Quindi quella macchiante rossa, ovviamente, però la spariamo molto più forte. È molto più vicino. È molto più vicino. Ready? You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you got... Mi sono macchiato io. Aior, da crop.
Credo che questo sia un raro esempio di karma, signori. Siamo all'ultima prova, ci siamo in vista a Dremi. Meno male che è l'ultima, perché non reggevo un'altra Dremi da parte della Tajin. Abbiamo la stordente a impatto diretto, quindi quella che appena arriva esplode. La carichiamo sul nostro lanciagranate della pipa. Non te lo do carico il lanciagranate. Prova mia vendetta. E l'ultima granata della prima fase. Let's go. Sei bello grosso. Per te. Ready? Sì. Non avevo le cuffie. Ah, c'ho un timbro che ha smesso di funzionare. Fra, anche i miei hanno smesso di funzionare e non ero così vicino. Ma scusa, ma le cuffie da quale di motivo ce l'hai? Le avevo appoggiate in alto. Però non sento. C'è odore di rosolato, no, ma... c'è odore di polvere da sparo esplosa in bocca. Ecco perché non dovete farlo a casa, ragazzi. Non fatelo a casa. Fatelo a casa. Adesso faremo una piccola prova culinaria. Il primo ingrediente è il goldone fresco. Dovrebbe essere ancora buono, comunque lo scopriremo. Ogni tanto vediamo giocare della gente in modo assolutamente illegale, facendo delle granate con dei palloncini avvolti di pallini e il petardo dentro. È una roba che non si potrebbe fare, in molti campi è vietatissima. Però, visto che noi vogliamo avvicinarci a tutto il pubblico dell'airsoft e non avevamo un palloncino in negozio, abbiamo preso l'unica cosa che c'era a portata di mano. Da quant'è che non ne prendo in mano uno? Only I could fix the sky. Questa frase mi verrà usata contro. Vabbè. Sì, ma tanto la macchina di Red non teme. Ecco, dagli una bella toccatina, così siamo sicuri che è bello barzotto. Ok, direi che la quantità di pallini così è abbastanza buona. Abbiamo usato sia bianchi che neri che rosa per avvicinarci a tutte le etnie. Andiamo a inserire il nostro innesco. Devo richiuderlo un pochino. State lì, non muovetevi. Piccoli non l'abbiamo preso, è vero? Ok, andiamo a fissare il tutto con una bellissima fascetta. Questa è davvero grossa. Sto perdendo qualche pallino. Direi che ci siamo, questa qua andremo poi a fissarla al tattico di Red, direi a testa in giù così che si goda fino in fondo la forma del goldone e soprattutto i pallini stanno belli vicini alla parte che andrà a esplodere del nostro coso. Right. Allora adesso andremo a fissare il nostro preparato sopra il nostro uomo. Vai uomo! Ok, granata homemade fissata. Come stai? Poteva andare peggio. Iniziamo con le granate serie. CO2, oh cazzo, il problema qui non sarà tanto il tattico ma le orecchie, perché questa fa davvero un bel ciocco. Gliela fissiamo sempre con la solita fascetta al tattico. Tra l'altro la fascetta è esplosa e sono delle fascette davvero inquietanti queste, quindi wow. E poi stesso discorso, tolgo la sicura e mi levo dalle pelle. Il bello dell'okatsu è che il tempo di detonazione varia in base al tipo di guscio e alla temperatura. Visto che è inverno, il guscio è invernale, ma c'è caldo, io non so in quanto tempo questa esploderà. Grande Fox, lasciate like ragazzi per il povero Fox, ve lo dico io, cioè sta soffrendo dentro, io lo conosco bene, sta soffrendo, fidatevi. Questa è una tortura, cioè ci ha messo tantissimo, com'è andata? Mi sono appena ricordato perché le facciamo una volta l'anno queste cose. La prossima nel podio delle granate a frammentazione, la EG67 a frammentazione, polvere da sparo, i pallini sono tutti dentro. Procediamo a fissargliela con la solita fascetta da il modellino di Maifa con robodezza. Grande YouTube. Questa farà un male cane. E questa potrebbe fare un male cane. L'ultima farà davvero male. In posizione. Ready? Sì.
Quante ne mancano ancora di queste goliardate? Siamo alla penultima. Dai. Adesso si inizia a fare davvero sul serio. A me ne è arrivata un pezzo addosso, ok, mentre stavo giocando, e mi è esplosa abbastanza vicino. Ma ha fatto un male che ha avuto un ematoma sulla schiena per 2 giorni. Non ho proprio delle grandi aspettative come dolore per questa. Tag FBG6. Ok, stordente, 2 secondi di ritardo, 120 decibel. Ce li abbiamo anche noi 2 secondi di ritardo. Ragazzi, lo faccio per voi. Red Gamer 89. Poi è divertente che tenga le mani. Procediamo a fissare la nostra granata grazie alla nostra fascetta. Via la sicura. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. Questa ha fatto male. Ma non mi dire. Ma male male, soprattutto sulle braccia, perché dovevo tenere tappati i timpani, sennò mi esplodevano, perché avevo sentito, già mi fischiano così con le cuffie. Allora, l'Enola Gay, quella nera, era 7,5, indicativamente come lo cazzo, forse un pochino di più. Ci vuole il dolorometro. Questa era un 9, ma 9 proprio di quello che ti rimane lì a far male, che devi camminare, devi walk it off, no? Dai, che questa è l'ultima. Fra, questa frammenta, Questa frammenta a ciocconi proprio. Cioè, un secondo prima che esploda, il vostro cervello dice tirala via. E tu sai che se muovi le mani e gliele metti vicino, ti esplode in mano. Ti muore solo 2 volte, rega. Tiralo su così. Fra. La mettimela a fuoco. Beh, ho paura di cosa ci sia lì sotto, guarda. Vedo del rosso, non capisco. Come tutte le volte, quando si arriva al boss finale, qualcuno deve farsi male. Già Jared sta sanguinando, quindi, cioè, madonna, fra. Vediamo adesso chi dei due arriverà a farsi davvero del male. Leva della sicura. Bocca al lupo, fra. Via l'anello. Vai! No, fra, no. Questa l'hai sentita? Questa l'ho sentita per bene. Allora, se il video dello scudo era una Stratasnorth grossa, questa era stata una Stratasnorth ancora più grossa. Su il fisico non sono delle migliori. Infine. Ok, lo facciamo? Facciamolo. Questa è la condizione e è un'idea molto 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 del costa, quindi non fatelo. Vi ricordo di mettere mi piace al video, condividerlo e iscrivervi al canale. Se siete nuovi, pubblichiamo un sacco di contenuti inerenti al software e anche video più svacco come questo. Vi chiedo di sostenere questo video perché, come avete visto, abbiamo utilizzato un sacco di materiale che è molto costoso e non ci vuole poco a fare queste cose qui, sia per l'organizzazione, perché siamo andati molto fuori reggio, sia per trovare un posto che fosse disposto a farci fare queste cose, perché non siamo sicuramente andati dietro casa a farsi esplodere le granate nel campo di qualcuno. Quindi grazie anche al posto che ci sta ospitando. Io non ho nient'altro da dire, ho un dolore lancinante più o meno ovunque, quindi penso che chiuderò qui il video. Vi ricordo di venire a trovare anche i nostri Instagram, e in descrizione trovate tutti i prodotti che abbiamo utilizzato nel video e il link del Monopoly Software Shop, il video che mi sponsorizza e che mi permette di fare questi video, altrimenti voi non li stareste vedendo e io non li starei facendo. È italiano corretto? Scrivetemelo nei commenti. Qui da Red è tutto e stay hungry.